Martini Bartolomeo, sono venuto da Boves, cioè, nella prima ricca. Io come diceva prima, io ero pastore, vacante, messo, prendo due pecore per problema lungo, perché sarò stato, non io, mio papà, che è fortuna, che c'è, per fortuna c'è ancora, siamo stati dei primi nel parco a lasciare le pecore, le abbiamo lasciate per 10 anni, poi abbiamo deciso di smettere con le pecore e abbiamo provato con le mucche. Quest'anno problema, quello degli anni prima, non c'è più le pecore, mi mangia le mucche e via. E ho provato di nuovo ad andare su. Questa primavera hanno fatto una bella riunione di Acuneo con questi pastori, che mandavano questi pastori volontari che volevano venire in recluta, una ragazza, è stata 8 giorni, una persona preparata, come diceva lei, veramente preparata. Dalla Francia, Dalla Francia, veramente preparata, è venuta da noi, è stata 8 giorni. Però come vai a stare? Stiamo noi che siamo pastori, che siamo sempre stati lì, senza casa, senza niente, non puoi stare. Noi ci stiamo perché se non ci stai te le mangi. Però una persona non può stare senza una casa, senza niente. Dopo l'ultima bella novità, il sindaco di Limone, dove vado in montagna, mi ha detto: tu non fai recinti perché tengono dei danni ai turisti che vanno su questo. Io non farò recinti. Il recinto fa danno ai turisti. Recinti, i cani me li ha fatti scendere perché i cani davano danno, i cani maremmani davano danno. I cani difendono il butto, i cani maremmani non lasciano passare. Se uno pensa che non fa.